Buona domenica da Orazio Coclite che vi parla e da Simone Chiappetta, regista della trasmissione della Santa Messa oggi in onda da Rieti. L'ombelico d'Italia, così è chiamata da alcuni autori la città laziale, ci accoglie alle pendici del Terminillo, sulle sponde del fiume Velino, tinto d'inverno, ma ricco e vivo dei colori delle oche e delle anatre che vi starnazzano. Sono proprio i simpatici animali a indicarci i resti di un ponte romano, testimonianza delle origini del territorio sabino che nel 290 a.C. fu conquistato dal console Marco Curio Dentato. Superando le mura che cingono gelosamente Rieti e la custodiscono nella sua bellezza, si rimane affascinati dall'impianto medievale della fidelissima Semper e dalla meravigliosa cattedrale, cuore pulsante della fede reatina. Il Duomo, con i suoi tipici tratti romanici, costruito su un complesso più antico, fu consacrato da Papa Onorio e intitolato a Santa Maria Assunta. L'imponente campanile è il cardine del centro storico e con le sue caratteristiche bifore è vedetta di tutto l'abitato. Dall'altra parte, su Piazza Mariano Vittori, la statua di San Francesco racconta la presenza del poverello di Assisi in città. E soprattutto, in questi giorni natalizi, ci porta a ringraziare il Signore che dimora in mezzo a noi. Ci accompagna in qualche modo nel Palazzo Papale, sotto le volte che caratterizzano quella che fu la dimora di diversi pontefici e dove oggi prende forma il presepe di Francesco Artese, a ricordo del primo presepe voluto proprio da San Francesco nella vicinissima Greccio. Laudato sì, ci sentiamo di esclamare insieme al serafico per il dono della vita, per l'amore di Dio che si fa uomo. Laudato sì, ripetiamo ancora, a contatto con la natura, appena fuori il palazzo, nell'orto Simplicium, un orto medievale monastico da poco installato, per ricordare l'impegno della chiesa locale per il creato e per la memoria culturale e religiosa. Ancora immersi nella natura, attraversando gli edifici signorili della città, ammaliati dai tratti eleganti di Palazzo Vincentini e dalla loggia del Vignola, accompagnati dallo zampillio dell'acqua dei giardini, raggiungiamo un'altra meraviglia romanica di Rieti, la chiesa di Sant'Agostino. Edificata a metà del XIII secolo dagli agostiniani su un terreno appartenente all'ordine eremitano, la basilica minore si presenta con la sua splendida facciata, armonizzata da un portale sovrastato da un timpano raffinato e da un bellissimo rosone più recente. È semplice l'interno ad un'unica navata. È essenziale con la sua struttura a pietra squadrata, abbellita solo da affreschi e da vetrate moderne. Brilla sulla trifora Maria. È lei ad accompagnarci in questa quarta domenica di Avvento e a indicarci la strada dell'incontro con Dio che si realizza negli atti di fede, nei dubbi e nelle domande che turbano le nostre certezze, in quei sia fatta la tua volontà, che anche noi pronunciamo nelle situazioni difficili della vita. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Affermiamo insieme a Maria e con lei condividiamo l'eccomi al progetto divino, il sì difficile, ma colmo di fiducia che rende però più comprensibile ciò che è impossibile all'uomo. La Madre di Gesù, Madre nostra, sia la certezza della parola che si realizza attraverso la nostra adesione alla volontà di Dio. Si apra la terra e germogli il sangue.
Presiede l'Eucaristia il Vescovo di Rieti, Monsignor Domenico Pompili. Celebra con lui il parroco Don Marco Tarquini e Don Salvatore Nardantonio. I canti sono eseguiti da alcuni cantori del coro diocesano, guidati da Suor Giuditta Parente. All'organo il maestro Lorenzo Serva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Quando si avvicina il Natale, e siamo ormai ad una manciata di giorni da esso, la preoccupazione che assilla l'animo di molti è quella di salvare il Natale, non già di essere salvati da esso. In genere, si tratta di salvarlo dal consumismo, da talune polemiche pretestuose sul presepe. Quest'anno si tratterebbe di salvarlo dalle norme anti-Covid. Per fortuna è il Natale che ci salva, non siamo noi che dobbiamo salvarlo. Semmai un'attenzione questa sì che dobbiamo averla, a far sì che quel bambino che è nato a Betlemme più di 2000 anni fa, nasca di nuovo nel cuore di ciascuno di noi. Allora una domanda possiamo porci, guardando già a Maria che accoglie il figlio unigenito. Siamo pronti ad accogliere anche noi lui dall'interno di noi stessi, oppure siamo estenuati all'esterno da parole vuote? Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide: così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più, e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore. Generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre, nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Del Signore.
egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Lei rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Il racconto lucano dell'Annunciazione a Maria sembra all'improvviso registrare una battuta d'arresto. In realtà, la nascita misteriosa di Gesù non esclude, sullo sfondo della scena madre, un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. È un padre nell'ombra, cioè l'ombra sulla terra del Padre Celeste, ma è pur sempre un padre. Chi è del resto il padre, se non vogliamo ridurlo al solo aspetto biologico? Il padre anzitutto è colui che apre la porta di casa, introduce, vedo tanti bambini e bambine, i più piccoli nell'ignoto, in un contesto che è diverso da quello familiare. È il padre che sospinge in avanti il bambino, che prende per mano la bambina, e in questo squilibrio, che qualche volta ha anche delle cadute dolorose, si impara a camminare. È il padre che fa sognare, è il padre che insegna ad incominciare. Così è stato Giuseppe per Gesù. Il padre poi è l'uomo verticale, la cui statura è come un baluardo che ci fa sentire protetti. Quando siamo bambini, al di là dell'altezza del nostro padre, ci sembra altissimo, inarrivabile, perché il padre ha la schiena diritta e non si lascia andare a convenienze e a conformismi. Il padre pone anche dei limiti, sa all'occorrenza dire ora basta. Ma quella che sembra un'intromissione o peggio addirittura un'interferenza si rivela presto una intuizione. Il padre è un baluardo assoluto che mai molla e protegge sempre. Così deve essere apparso Giuseppe agli occhi di Gesù. E il padre infine è colui che rappresenta altro da sé e crede in ciò che rappresenta. Il padre non solo benedice, ma protegge anche e custodisce i passaggi che aprono verso l'avvenire. Per questo la mancanza oggi nella nostra società di veri padri spiega perché siamo così ripiegati sul presente. Perché il padre, come Giuseppe, non è solo la certezza di un legame con il passato, con la casa di Davide, ma il padre è anche colui che, oltre al legame, spinge in avanti verso il futuro. Abbiamo dunque bisogno di padri, non di padroni, tantomeno di padrini. Giuseppe è uomo innamorato della sua donna, ma anche aperto al dono della vita da custodire e da far germogliare. La sua libertà e il suo coraggio nascono dalla sua fiducia in Dio. Sì, quando viene meno la fede,
viene meno anche l'uomo, capace di proteggere la donna e la vita del figlio. Così si realizzano le parole che abbiamo ascoltato nella prima pagina. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Sorelle e fratelli, chiediamo a Dio il dono di desiderare e preparare la venuta del suo Figlio con cuore aperto e libero. Disponiamoci ad accogliere degnamente il Verbo della vita, rivolgendo a Lui la nostra comune preghiera. Diciamo insieme: vieni, Signore, non tardare. Vieni, Signore, non tardare. Per il Santo Padre Francesco e tutti i pastori della Chiesa, perché siano tra gli uomini annunciatore della novità e della speranza, che sgorgano dal Vangelo di Cristo, preghiamo. Vieni, Signore, non tardare. Per la nostra nazione italiana, perché memore dei principi e dei valori su quali è fondata, abbatta i muri che separano, sani le ingiustizie che dividono, promuova la fraternità e l'uguaglianza nel rispetto della dignità umana, preghiamo. Vieni Signore, non tardare. Per quanti soffrono e sono abbandonati, per chi è malato ed oppresso, per chi è perseguitato e senza tetto, per chi è povero e senza lavoro, per chi è sfruttato e umiliato, perché tutti trovino in Cristo la risposta alle domande e ai drammi esistenziali, preghiamo. Vieni, Signore, non tardare. Per noi qui presenti, che ricevendo il dono della vita, abbiamo trovato grazia presso Dio, perché ripetendo ogni giorno il nostro eccomi, possiamo testimoniare con gioia il suo amore nei luoghi in cui viviamo e lavoriamo, preghiamo. Vieni, Signore, non tardare. Accogli, Padre, la nostra supplica, estendi su di noi l'ombra dello Spirito che rese fecondo il sì di Maria, facendola madre del Figlio tuo, Cristo Signore nostro, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
pregate, sorelle e fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che abbiamo deposto sull'altare e consacrali con la potenza del Tuo Spirito, che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e della tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Agostino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la tua potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Rallegrati, o piena di grazia,
il Signore è con te. E questo è il saluto che l'angelo rivolge a Maria, e questa la certezza che non è sola nell'adesione totale a Dio. Il Signore è presente nella storia di questa giovane fanciulla come nella nostra, e i segni del suo amore tante volte sono più vicini di quello che pensiamo. L'obbedienza di Maria, libera, gioiosa, è perciò il paradigma dei nostri sì. Il sì di chi sa cantare l'amore del Signore e che per questo è pronto a donarsi, a spezzarsi per gli altri. Il sì di chi sa guardare oltre le aspettative, scrutando il Dio incarnato nella storia dell'uomo e riconoscendolo presente nella propria vita e nel volto dei fratelli. Il sì di chi sa allargare le braccia per accogliere il Signore, che non è in cieli lontani, ma è presente e vivo nell'umanità, in chi ci si fa accanto. Preghiamo. O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Nella lettera sul valore e il significato del presepe, Admirabile Signum, che come ricorderete Papa Francesco venne a firmare proprio a qualche chilometro da Rieti, a Greccio, nella valle del primo presepe, si legge che il cuore del presepe comincia a palpitare quando a Natale vi deponiamo la statuina di Gesù Bambino. Per questo ora benediremo i bambini che presenteranno il loro bambinello che nella notte del 24 dicembre deporranno nel loro presepe a casa. E benedetta Maria fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. E la beracca dell'Ave Maria che recitiamo al termine di questa celebrazione a proiettarci verso il Natale ormai prossimo. Benediciamo la natura divina dell'evento e il progetto di Dio che sempre si realizza, seppur in modo inatteso. Benediciamo la natura umana nella semplicità di un bambino ormai in grembo e di una giovane donna che non si tira indietro nell'accogliere il progetto di Dio. Insomma, benediciamo chi benedice, chi innalza il Magnificat per la storia personale e dell'umanità e diventiamo noi stessi benedizione, impegnandoci a guardare oltre l'umano e a scovare la presenza di Dio nella realtà e nelle persone. Benediciamo, cercando il Cristo incarnato nell'uomo che sussulta di gioia o di disperazione, in chi condivide la felicità o la sofferenza, in chi offre le sue mani per dare aiuto o lo tende per chiedere. Termina qui il nostro collegamento da Rieti. A tutti un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista Simone Chiappetta, dal responsabile del programma Gianni Epifani, dall'aiuto regia Michele Totaro e dalla squadra Rai di riprese Roma Esterna 6. Arrivederci a venerdì 25 dicembre per la Santa Messa di Natale che sarà trasmessa dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. La linea torna ora alla cara Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma A Sua Immagine. A tutti, ma in particolare ai malati, ai carcerati, alle persone sole nelle case di riposo, va il nostro abbraccio e soprattutto l'augurio di buone feste.